prima della crisi finanziaria, li abbiamo rinegoziati a un tasso vicino quasi allo zero, perché la situazione economica mondiale, non solo del paese, ce lo consentiva, e quest'anno, nel 2015, l'azienda che riunisce le 45 farmacie, per la prima volta dopo tantissimi anni, ha chiuso il bilancio con un leggero margine di utile. Quindi nelle 45 farmacie di Roma, non l'utile che dovremmo avere, ma per la prima volta non abbiamo chiesto alle romane e ai romani: guardate, noi lavoriamo così male, perdiamo così tanti soldi, che anche per un'azienda produttiva come la farmacia vi dobbiamo far pagare più tasse, perché dovete concederci di buttarli questi soldi, perché non siamo capaci di far funzionare le nostre farmacie come le farmacie private. Bene, per la prima volta quest'anno e lo stesso abbiamo fatto in tante altre aree, ad esempio tra poche settimane, a luglio, la nuova sindaca o il nuovo sindaco potranno, sono sicuro che lo faranno, vantarsi del fatto che improvvisamente compariranno 22.000 cassonetti nuovi di zecca. Perché? Perché siamo riusciti a fare un risparmio di 40 milioni di euro grazie al lavoro di un direttore generale che chiamammo, quello precedente fu chiamato dalle patrie galere, si chiamava Fiscom, quindi dicevo, sottrassero all'AMA le patrie galere. Noi abbiamo chiamato una persona competente. Purtroppo vi devo dare la notizia, non so se l'avete seguito, che dopo il mio allontanamento il direttore generale che ha determinato questo risparmio di 40 milioni di euro, gli è stato detto che non c'era più bisogno di lui e di tornarsene da dove proveniva. E in questo momento, pensate, l'AMA, l'azienda dei rifiuti più grande del continente europeo, non ha un direttore generale e non ce l'ha immediatamente dopo che io sono decaduto da sindaco di Roma. Parlando di nomine nelle grandi aziende, di parentopoli, di sprechi, era già, diciamo, accennato nel suo intervento precedente, quando parlava delle mamme, eccetera, si va all'altro capitolo della spesa, del grande buco di nero della spesa, dello spreco delle risorse romane, che poi è anche il buco che probabilmente è provocato non soltanto dalla parentopoli, dagli sprechi, ma da tutto quello che poi è emerso con una gestione anche criminale di tantissime economie, di tantissimi indotti su cui la criminalità organizzata, mafiosa o meno, che poi verrà riconosciuta dalla giustizia, ha sicuramente speculato. Il fatto di sentir dire in intercettazioni si fanno più soldi con gli migranti, con gli zingari, con i giardini pubblici che con la droga fa sicuramente paura, perché quelle sono tutte quante risorse che venivano sottratte alla collettività. Il fatto che alcuni esponenti politici o dell'amministrazione godessero di veri e propri stipendi, di propaganda di qualcuno, con risorse che venivano evidentemente da appalti pubblici, quindi ancora una volta risorse pubbliche che finivano in tasche private, aveva tanto l'aria di un Robin Hood all'incontrario, che sottraeva le risorse agli ultimi, ai migranti, ai più poveri, ai servizi della città per darle ai più ricchi, che è una cosa che va contro ogni buon senso, anche contro quella banale senso di giustizia, quando si parlava di diritti civili, ma anche diritti sociali, in apertura dell'intervento. Se abbiamo le persone più povere vengono spremute per arricchire pochi potenti, pochi ricchi, come chi gestiva i rifiuti, come chi gestiva queste economie, è un'economia, una gestione completamente surreale. E ho l'impressione che in questi campi del potere, cioè nelle nomine, nella gestione di queste aziende pubbliche, con tutto quello che comporta in termini di possibilità di avere clientele, di dare lavoro, di garantire
quindi consenso, sia stata una forse la ragione principale che ha portato alla crisi dell'amministrazione Marino e all'avversione del suo partito, perché sin dai primi giorni, ripeto, il giudizio complessivo di un'amministrazione può variare sulle varie scelte, però quello che sembra evidente a un cittadino e a una cittadina che guarda dall'esterno era che c'era un'ostilità proprio su queste cose, quindi sulla possibilità di sottrarre la gestione del patrimonio pubblico, degli appalti, della gestione delle imprese comunali alla possibilità di appalto dei partiti, sostanzialmente, quindi di influire così pesantemente sulla vita della città. Allora, su questa roba qui, poi è entrata a gamba tesa la magistratura, la Corte dei Conti, è entrata l'inchiesta mafia capitale, sono stati anche degli arresti, però l'impressione è che non sia stata del tutto sradicata questa struttura. È chiaro che rimane un forte peso nella prospettiva di questo, cioè chiunque venga eletto dovrà fare i conti con quegli stessi poteri, con le stesse ostilità che non sono forse indeboliti ma non sono stati ancora abbattuti e che spesso si annidano nei gangli dell'amministrazione in qualche modo. Come si può in prospettiva provare ad affrontare questi temi in maniera netta, risolutiva? Si parla di questioni centrali per una città, per un paese: corruzione, criminalità organizzata, risorse per il sociale. Lì, secondo me, c'è proprio anche quell'enorme potenzialità di riscatto di questa città che, se non si risolve questo problema, non si potrà assolutamente affrontare per il futuro. Questo è un tema importantissimo. Io voglio così integrare quello che ha detto adesso Andrea con alcune riflessioni e anche alcuni racconti. Innanzitutto il fatto, Andrea ha fatto riferimento all'abitudine, chiamiamola così, dei partiti di decidere sulla base di affiliazioni, di tessera di partito, di simpatie, di conoscenze, la guida delle aziende del nostro comune. Sono aziende tutte molto importanti. Ho ripetuto più volte il nome dell'AMA, l'azienda che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Vi voglio dire qual è il fatturato annuo dell'AMA, cioè parliamo di un'azienda che ha un fatturato di 900 milioni di euro l'anno. Acea ha un fatturato di quasi 3 miliardi di euro l'anno. L'ATAC, l'azienda dei trasporti, solo in termini di personale ha più personale dell'Alitalia. Quindi è chiaro che la scelta di chi governa queste aziende, del consiglio di amministrazione, è una scelta che poi si ripercuote sul benessere o sul malessere di una città. Io non dimenticherò mai il fatto che, sostenuto in questa diciamo sua affermazione dal Partito Democratico, il Presidente del Consiglio Comunale Mirko Coratti, andate, fate una ricerca su Google, lo troverete immediatamente, nel settembre del 2013, quindi io ero stato eletto da poco e avevo già chiuso il traffico privato ai Fori Imperiali e mi accingevo dopo pochi giorni a chiudere la discarica di Malagrotta, che chiusi il 30 settembre 2013, scrissi una delibera e la votai in giunta, che a me pareva assolutamente normale. Quella delibera, vi dico subito, non è mai stata approvata, non è stata neanche mai discussa in Consiglio Comunale durante tutti i miei 28 mesi di permanenza, perché tutti i partiti di maggioranza, quindi il Partito Democratico aveva la parte del leone come numeri, si opponevano a iscriverla all'ordine del giorno. Cosa diceva questa delibera così rivoluzionaria, così pericolosa?
era un nuovo meccanismo per indicare i vertici delle nostre aziende, basato sulla selezione, sul merito, sulla competenza e non sulle indicazioni dei partiti o dei politici. Mirko Coratti dichiarò a un grande giornale nazionale, non mi ricordo in un'intervista se fosse Repubblica o Corriere della Sera, era uno dei due, che se Marino insisteva con il voto di questa delibera non sarebbe stato approvato il bilancio comunale. Il Partito Democratico si opponeva al punto a una meritocrazia, al punto che non avrebbe approvato il bilancio comunale, e questo significava che io avrei dovuto dimettermi già nell'autunno del 2013. Quella delibera non è mai arrivata in consiglio comunale, non è mai stata iscritta all'ordine del giorno. Questo per dire quali siano i convincimenti dei partiti nei confronti della scelta di chi è più bravo. Io voglio raccontarvi un aneddoto che racconto anche nel libro, che secondo me è piccolo, se volete, nelle dimensioni della gestione della città, ma fa un po' sorridere, un po' fa rabbia. Qua capitò a me, semplicemente per una questione temporale, che andava a scadenza il consiglio di amministrazione di una delle strutture di cui più dobbiamo essere orgogliosi, l'Auditorium Parco della Musica. Quindi dopo un certo numero di anni scadeva il consiglio di amministrazione, bisognava scegliere il nuovo consiglio di amministrazione e soprattutto la nuova guida, il nuovo amministratore delegato. Allora io dissi una frase composta da due periodi. Nel primo periodo acclamazioni, cioè io dissi l'auditorium, dobbiamo scegliere delle persone davvero straordinarie, perché è un fiore all'occhiello di Roma, ed è proprio così, delle cinque istituzioni più importanti al mondo nel settore musicale. Ed è poi un luogo bellissimo, insomma, con le tre testuggini di Renzo Piano. Fino a qui applausi, questa è la prima parte. Poi dissi, siccome dobbiamo scegliere davvero il meglio che c'è, dobbiamo fare un bando internazionale, invitando tutti i candidati di tutti i continenti della Terra. E lì l'entusiasmo svanì improvvisamente, perché disse, come uno internazionale, come non scegliamo un romano, poi sempre al maschile, no? Perché l'idea di mettere poi una donna, come ho fatto ad esempio ai vertici di Acea, era un'idea che i partiti proprio non vogliono neanche prendere in considerazione. Io invece andavo avanti per la mia strada e sono orgoglioso di avere proprio l'ultimo giorno del mio mandato partecipato alla cerimonia con cui si è insediato il nuovo amministratore delegato, che è stato scelto tra 141 persone da una società internazionale che ne ha selezionato i curricula, ci ha proposto i migliori 10, e questa persona è di Madrid e adesso da diversi mesi, dall'ottobre del 2015, amministra e gestisce il nostro auditorio. Io penso davvero che se noi scegliamo in ogni settore i migliori, poi ci guadagniamo tutti, perché, e dovremmo sceglierli con quella stessa umiltà e anche naturalezza con cui se entriamo in una classe di una scuola elementare o anche in un liceo e chiedessimo agli studenti, ma in matematica chi è il più bravo? E risponderebbero con grande naturalezza, chi? Il nome e il cognome di quello che è più bravo. Ecco, noi dovremmo comportarci così nella scelta delle persone da cui poi dipende la nostra qualità di vita, scegliere le persone che sono effettivamente le migliori. Voglio aggiungere un'altra cosa su quello che ha detto Andrea sulla questione della corruzione, dei soldi rubati, e qualcosa su cui con un'associazione
che è nata proprio in questa stanza, si chiama Parte Civile, e alla quale ho aderito anch'io, è un'associazione che è nata anche per protesta rispetto a quell'azione del Partito Democratico di portare i propri consiglieri dal notaio per dimettersi, ma uno dei temi che si è posto è proprio quello di un controllo nel territorio di tutta la nostra città di come vengono eseguiti i lavori, perché guardate, io mi sono reso conto, e ve lo dico con umiltà, lo racconto nel libro, che è vero, e certamente è vero, e lo sappiamo dalle indagini della magistratura, che esistono le tangenti e che ci sono imprenditori che preferiscono alla gara trasparente la tangente per poter aggiudicarsi quell'opera pubblica. Ma io mi sono convinto che la maggior parte delle ruberie avvengono a valle, cioè quando l'opera è aggiudicata e non viene poi eseguita come dovrebbe essere eseguita. A me mi è preso un colpo quando abbiamo stanziato una somma di alcuni milioni di euro per rifare il manto stradale della via Nomentana dal centro fino al raccordo anulare, quindi un segmento della via Nomentana, e pensavamo che dovendo sostituire quello che si chiama il conglomerato bituminoso, cioè la prima parte della strada, dovessimo spendere X milioni di euro. Quando abbiamo con la benda scavata abbiamo visto che il conglomerato bituminoso era appoggiato direttamente sulla fondazione, sulla terra. Ecco, quello ha permesso di rubare veramente delle cifre immense a chi quei lavori li aveva condotti in precedenza. Purtroppo questo accade, è accaduto e continua ad accadere in molti dei lavori pubblici che vengono condotti nella nostra città. E allora ecco l'idea, appunto, che ha avuto Parte Civile, di avere delle persone che li controllino quartiere per quartiere, li fotografino e poi possano intervenire, perché quei lavori fatti male non solo permettono delle ruberie, ma poi non risolvono il problema della nostra qualità di vita, perché se invece di costruire una strada o farne la manutenzione come deve essere fatta, si fa una spennellata di catrame, alla prima pioggia o al primo passaggio di un mezzo pesante la buca si riforma e quindi dobbiamo rifare la gara, magari se la buca è importante con criteri di massima urgenza e quindi senza i controlli nella trasparenza di come vengono aggiudicati i lavori, e si moltiplica questo fenomeno di ruberie, di spreco di denaro pubblico. Quindi molto importante il controllo della corruzione a monte, ma altrettanto, secondo me, importante il controllo dell'esecuzione dei lavori e di quei dipendenti infedeli o sleali che non fanno quel tipo di controllo e che non verificano quello che deve essere fatto e come deve essere eseguito un lavoro ad opera d'arte. Grazie. Io intanto dico che la sera non ho gli elementi per valutare la gestione, però so che la nuova amministratrice, per la prima volta una grande azienda di profilo pubblico si è occupata di questioni di genere, e per la prima volta l'anno scorso ha fatto partecipare una delegazione dell'azienda anche al Pride, ma a una manifestazione come Race for the Cure rispetto alle donne. Quindi anche all'interno dell'azienda si può fare molto in termini di qualità della vita per le lavoratrici, per i lavoratori, rispetto per esempio all'orientamento sessuale oppure ad essere donne o uomini, eccetera. E spesso ce lo dimentichiamo, ma dalla qualità della vita dentro il posto di lavoro dipende tantissimo dalla qualità della vita in generale, perché le persone trascorrono ovviamente 8 ore al giorno al lavoro, è insomma una parte rilevante della propria vita. Invece rispetto a questo io porto queste ultime parole di Ignazio Marino, porto una piccola esperienza personale. Io abito vicino alla fermata della metropolitana Ionio, che è stata inaugurata poco più di un anno fa. Mi sembra ad aprile del 2015, se non vado errato.
Per me ha cambiato la vita, ovviamente, perché trovarsi una fermata della metropolitana di fronte casa e diciamo, le distanze si accorsi, no? Per arrivare qui prima che fosse completato il tratto della B1 impiegavo un'ora, adesso se sono fortunato posso impiegare anche 20 minuti e quindi questo vuol dire appunto recupero di tempi importanti nella vita dei cittadini e dei cittadini. Quella infrastruttura ha appena un anno dalla sua inaugurazione ha delle perdite d'acqua copiose. Io trovo sorprendente che questo avvenga perché evidentemente come si diceva nella esecuzione dei lavori non tutto è stato fatto a regola d'arte. Io mi è capitato di viaggiare a Parigi e Londra con metropolitane che a volte hanno 150 anni, non si capisce perché le metropolitane di Roma si allagano, anche quelle nuove, quelle di Parigi di Londra no. Allora c'è qualcosa che ancora non funziona, ma non all'allagamento per la pioggia, c'è una falda, non hanno scavato qualcosa, perde acqua dentro la metropolitana. E secondo me in questi casi l'azienda costruttrice dovrebbe essere chiamata a riparare il danno, a ripristinare un'opera che sia a regola d'arte a un anno di distanza. Non stiamo parlando di 50 anni dopo, stiamo parlando di un anno dopo. Quindi quello che avviene, che raccontava la sindaco Marino, è esattamente quello che avviene nelle nostre città. Io credo che tutte e tutti noi dovremmo essere i semafori, cioè quegli allarmi che si accorgono di queste cose, che segnavano queste cose. Tempo fa mi ero imbattuto in una fermata dell'autobus che era esattamente posta dietro una fila interminabile di cassonetti della spazzatura ed entrambi erano regolati, c'era addirittura la segnaletica orizzontale che diceva che lì dovevano stare i cassonetti e lì doveva stare la fermata dell'autobus. Come sapete la fermata dell'autobus è un luogo dove non dovrebbero neanche fermarsi le macchine, non solo parcheggiare, per consentire a tutte e tutti di poter serenamente prendere mezzi. Immaginate cos'era lì, poi dover salire su un autobus per una qualsiasi persona, attraversare i cassonetti, per esempio potrebbe essere una persona con difficoltà motorie o anche semplicemente con qualche pacco in più, oppure aspettare l'autobus in mezzo alla strada e con il rischio di essere travolti o dall'autobus o dalle macchine. Ebbene, allora, si tratta di quasi 10 anni fa, avevo scritto una lettera, una comunicazione all'AMA, all'ATAC e ai giornali locali e mi hanno risposto tutti e hanno spostato i cassonetti. Dico, caspita, un semplice cittadino, se si attiva, può fare spostare i cassonetti alla spazzatura messi in maniera inadeguata. Bene, a 10 anni di distanza, non so com'è, che i cassonetti sono tornati esattamente lì. Mi toccherà di scrivere una lettera all'ATAC, all'AMA e ai giornali, evidentemente. Però questo per dire che se tutti noi fossimo più attenti alla cura della nostra città, la nostra città sicuramente avrebbe da guadagnare, perché siamo i primi a dover a fruire di questi servizi, siamo i primi a doverci occupare di questi servizi. In Italia c'è spesso la cultura che il bene pubblico è il bene di nessuno, invece il bene di tutte e tutti. Ecco, questo forse è importante a questo punto dell'incontro ribadirlo, sottolineare. C'è un aspetto che ancora non abbiamo affrontato, su cui invece forse abbiamo le inverse, e però siccome a me, come sai, piace anche non eludere le tematiche, e si parla sempre di risorse della città, si parla degli enormi spazi, patrimonio anche immobiliare che Roma ha, che potrebbe generare, utilizzare, che invece spesso è in stato di abbandono. Rispetto a questo, noi sappiamo che in alcuni di questi spazi ci stanno delle realtà sociali che hanno occupato, che si sono insediate in quegli spazi offrendo spesso servizi, quindi anche compensando alla mancanza di offrire servizi, cultura, assistenza, autoreddito, luoghi di incontro, spazi per i giovani, per le giovani. Rispetto a questo c'è un dibattito aperto. Qual è il concetto di legalità che noi vogliamo per questa città? Una legalità formale, che poi magari all'interno della legalità formale fa arricchire, come dicevamo prima, i Cerroni che per anni hanno avuto le concessioni della gestione di una risorsa enorme come i rifiuti, oppure anche un concetto di legalità esteso, sostanziale, rispetto alla possibilità delle realtà sociali di riprendersi degli spazi che sono
dovrebbero essere destinati all'uso pubblico, invece sono in stato di abbandono oppure oggetto di speculazioni private. Rispetto a questo anche l'amministrazione guidata dal sindaco Marino non sempre è stata, a mio modo di vedere, inattaccabile, cioè il Teatro Valle che era uno spazio di cultura che era diventato un modello anche europeo. Ci sono diverse altre realtà. Oggi è il tema del giorno, perché c'è la famosa delibera 140 con l'ordinanza di sfratto emanata dal commissario Tronca. Io credo che su questo bisogna davvero fare una riflessione più ampia, più approfondita rispetto al formalismo che guardi alla realtà delle questioni. E c'è anche un altro tema che direi che è stato caldo negli ultimi mesi dell'amministrazione del sindaco e sarà caldo di nuovo, quello dell'accoglienza degli stranieri. Roma ha un servizio e degli spazi di accoglienza assolutamente inadeguati rispetto a quello che ci aspetta negli ultimi mesi, assolutamente inadeguati a una grande capitale europea. E su questo tema spesso non solo si specula, citavamo prima le intercettazioni di Guzzi, ma si specula anche in termini politici, sulla gestione, sulla non gestione, sulla cattiva gestione dell'accoglienza nella nostra città. Tanti si sono arricchiti e tanti speculano in termini elettorali e di voto, e penso a chi come i barbari una volta piomba dal nord, i Salvini, pensando di dover